Le ferite di una vita violenta bruciano ancora negli occhi di Carlos. Sono state lo stimolo per invertire la rotta. Uno dei momenti più complicati è stato quando mi sono reso conto che i miei compleanni li passavo con poca gente, perché troppi miei compagni erano stati assassinati. Dai 13 ai 17 anni ho perso 20 dei miei amici. A 6 anni Carlos si è ritrovato inconsapevole corriere di droga, gli avevano dato una bicicletta per consegnare dei sacchettini. Quel mondo l'ha rifiutato, ma a 13 anni, per difendere il suo quartiere, è entrato in una pandilla, una delle centinaia di bande che spadroneggiano nelle periferie degradate di Città del Messico. Carlos ama il suo Messico, ma è dovuto fuggire. Troppe minacce. A molti non è andato giù che un temuto fuorilegge sia diventato educatore di strada, messaggero di pace. Ora Carlos ha 38 anni e la sua pandilla è Caos, un'associazione di oltre 600 volontari che lavorano con 65.000 ragazzi ogni anno e finora ne hanno strappati più di 3.000 alla rete del narcotraffico, della prostituzione, di quella violenza che per anni è stato l'unico strumento di rivendicazione possibile, l'unico linguaggio conosciuto da Carlos, picchiato fin da bambino in casa perché iperattivo. Dalle botte ai furti, alle estorsioni, alla falsificazione di documenti, al traffico di armi, il passo è stato breve. E quando meno vienes a sentir, pues te conviertes en lo que estás luchando. Senza rendertene conto diventi quello che fai, lotti contro chi ti vuole usare violenza e ti trasformi in carnefice. Quando meno sientes, tu te conviertes en el victimario. Perché nessuno ci insegnava che c'era un altro meccanismo per restituirci i nostri diritti, per essere mediatori del nostro conflitto. Prima mossa, sganciarsi dall'influenza del potere politico che usa la lotta tra gang. Ci siamo accorti che a finire in carcere erano sempre i nostri compagni. I figli dei politici non venivano uccisi, pagava sempre la gente della comunità, del quartiere, del popolo. Carlos non teme i comuni criminali, con loro vuole parlare, convincerli a sganciarsi dalla rete. Chi fa davvero paura e la polizia collusa sono i politici corrotti. Per scardinare il sistema bisogna agire dal basso, andare direttamente nelle scuole a cambiare la mentalità di adolescenti a rischio che hanno tra gli 11 e i 15 anni. Far sì che non sognino di diventare capobanda o sfruttatori, ma guardino le donne, il sesso e la vita in un altro modo, rifiutino la violenza e scelgano la convivenza pacifica. Una missione difficile in un terreno molto pericoloso. Hai paura? Tengo tristezza. Non tengo miedo. Sono triste, non ho paura. La paura paralizza e non ti fa lavorare. Io sto facendo delle cose. Non ti deja hacer cosas. Io sigo haciendo cosas. Carlos è in Italia, protetto da Libera, l'associazione contro le mafie presieduta da Don Ciotti, che si sta impegnando in una campagna per la pace in Messico. Una serie di iniziative per chiedere al governo messicano e alla comunità internazionale di sostenere politiche sociali, educative e di prevenzione per arginare la guerra del narcotraffico, una carneficina che miete più vittime di qualsiasi altro conflitto. Poi andrà a Scampia a guardare negli occhi chi vive nella più grande piazza di spaccio italiana, a parlare con la gente, con gruppi musicali come gli A67 che si impegnano facendo musica anticamorra. Ogni volta che una persona in Italia consuma un grammo di cocaina sta pagando chi ammazza un bambino in Colombia o in Messico. Non è solo una questione di salute, è etica ed estetica, perché la vita non si trasforma solo con le regole che stanno sulla carta, nelle leggi, ma anche nel cambio culturale provocato dall'estetica. Credo che sia una discussione estetica. Non chiede tanto solidarietà quanto reciprocità. Se si lotta per il Messico, si lavora anche per l'Italia. Il suo progetto è costruire un sistema nazionale di mobilitazione per smantellare la base sociale e operativa del crimine organizzato. E ha un sogno da realizzare. Il sogno che ho è che Cause non abbia più necessità di esistere. Nel momento in cui Cause non avrà più ragione di essere, sarà perché avremo raggiunto l'obiettivo. E in termini personali, quisiera tener quando tenga 45 anni un barco. Il sogno personale è di avere una barca quando avrò 45 anni, una barca a scuola per insegnare ai bambini e alle bambine a cambiare vita. A salire adelante nell'acqua. L'acqua è una sfida, ma se si impara a navigare su qualcosa di instabile, quando poi si mettono i piedi per terra, ci si può sentire davvero sicuri. Si può navigare, si può trasformare la vita.